redazione di Roma Capitale News è lieta di augurarvi buone vacanze. Prima di congedarci, però, abbiamo pensato di realizzare per voi un riassunto di quanto fatto in questi mesi. Abbiamo selezionato in un video le interviste più importanti. Ecco a voi, buona visione. E lei ha parlato di una campagna elettorale ricca di contenuti, ha lanciato anche un appello al presidente della provincia Nicola Zingaretti. Sì, ho detto cerchiamo di fare una campagna densa di contenuti, di grande diversità, ma una campagna che sia pulita, senza insulti, senza risse, senza tutto il fango a cui purtroppo siamo stati abituati in questi anni. Qual è la filosofia con cui nasce il nuovo gruppo Identità Cristiana? Identità Cristiana nasce per avvicinare la gente alla politica, intendendo dare un orientamento che forse è stato perso nell'azione politica, che può essere individuato nei valori della dottrina sociale della Chiesa. Oggi siamo qui a vedere il risultato di 2 mesi di lavoro, quindi una bonifica di tutto il litorale di Ostia, 6 chilometri di litorale, 3.000 tonnellate di rifiuti rimosse e abbiamo restituito ai romani e ai turisti il lungomare. Oggi si apre una nuova piazza e una nuova fase per Piazza San Silvestre e per il Tridente Medicio. Inauguriamo la nuova porta d'accesso al sistema culturale, al distretto culturale del Tridente Medicio. Una vera e propria visione della città diversa. Qui c'era un capolinea, era un non luogo, un capolinea inaccessibile. Noi abbiamo fatto in modo che i capolinea stiano a ridosso dei nodi di scambio, dove c'è un parcheggio sotterraneo, dove c'è una stazione ferroviaria, dove c'è una fermata della metropolitana, dove i cittadini possano cambiare ferro, gomma, possano lasciare la propria auto privata e arrivare in centro con gli stessi autobus che c'erano prima, solo che invece di sostare qui inutilmente ci arrivano e vanno via. Dal 2 gennaio anche i negozi di Roma potranno rimanere aperti di sera, superando così i limiti del classico orario. Potranno scegliere se aprire durante le feste ed eventualmente se saltare anche il turno settimanale. Roma Capitale News è qui a Vigna Clara per chiedere ai commercianti ed acquirenti cosa ne pensano. Penso che sia giusto per un discorso di negozi del centro storico di Roma. Sicuramente può essere un buon modo per incrementare le vendite. Ma sicuramente un'iniziativa favorevole, daremo la possibilità ai clienti di avere degli orari più lunghi e dove possiamo dare più servizi. Credo che non sia una scelta giusta. Nonno Libero diventa un pugliese romano oggi. Sì, non è facile insomma avere questa quasi cittadinanza. Però mi fa piacere che l'abbia avuta perché l'aspettavo da anni, mi toccava insomma dopo tanti anni che sto qua. Allora da oggi in poi comincerò a dire, oh fate vedere! La precipitazione di oggi pomeriggio è stata più intensa e più in anticipo rispetto alle previsioni. Le previsioni meteo parlavano di neve in serata, invece è stata anticipata e cominciò dall'1 alle 2. Adesso c'è un momento di pausa, potrebbe tornare qualcosa più tardi in serata, ma verso le 19 dovrebbe essere tutto finito. Rispetto a questo sono previsioni che vengono date, che noi seguiamo, però purtroppo spesso le previsioni in questi giorni si sono dimostrate in qualche modo fuorvianti. Ti aspettavi questa emulazione, questo grande successo che poi ha portato a trasformare i lucchetti in un simbolo d'amore universale, perché anche in altri paesi del mondo è molto sentito? Ma io non me l'aspettavo, mi piaceva la scelta del lucchetto come simbolo, l'acciaio, la forza, durare nel tempo, quindi una storia d'amore che avrebbe avuto queste caratteristiche, no? Per questo l'ho raccontata così e per questo credo che sia un simbolo che i ragazzi hanno scelto e che deve continuare a vivere assolutamente, in un modo o nell'altro.
Io volevo farle una domanda sulla situazione nelle carceri romane. Si è parlato molto di sovraffollamento e ci sono state diverse proteste. Terribile. Il sovraffollamento è ovunque, in tutte le carceri romane, anche al carcere Millennio. L'abbiamo amato in film come Ufficiale Gentiluomo e Pretty Woman. In effetti Richard Gere incarna ancora il mito del Latin Lover, ma oggi in Campidoglio è in tutt'altra veste, quella di uomo impegnato nel sociale e che si batte per vedere riconosciuti i diritti della popolazione tibetana. È per questo che il Comune di Roma ha scelto di assegnare all'attore la lupa capitolina. A consegnarla nella Sala delle Bandiere del Campidoglio, gremita di giornalisti e di fan, il sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno. È fondamentale l'apertura di questa linea metropolitana perché a seguito di questa apertura c'è stato tutto un lavoro che è iniziato un anno fa che riguarda la rivisitazione di tutto il trasporto su gomma. Da lunedì incominceranno le nuove linee che sono state progettate e programmate per collegare tutti i quadranti periferici della città sulle nuove stazioni della metro. L'associazione Noi per Roma ha aderito a questa iniziativa promossa dalla Federazione per i diritti degli animali e da altre associazioni. Noi vogliamo richiamare l'attenzione di tutti, della comunità internazionale, su quello che sta avvenendo in Ucraina, il massacro sistematico da mesi di cani randaggi. Ritiene che l'annuncio di Alfano sia in qualche misura un cambio di passo da parte della maggioranza? No, io credo semplicemente che ci sia un referendum che arriverà a raccogliere le firme e che quindi imporrà o un cambio della legge elettorale o l'affrontare il referendum e vedere la fine di quello che viene chiamato il porcellum. Roma è la nostra casa, rispettiamola, e questo è il nuovo slogan scelto da Roma Capitale per sensibilizzare i cittadini e cercare di convincerli ad aiutare l'amministrazione nell'ambito del decoro urbano. Sì, questa è una campagna di sensibilizzazione molto importante, di sicuro, senza timore di smentite, è la campagna più multimediale che l'amministrazione capitolina ha mai messo in campo. Momento storico per Roma Capitale perché oggi con l'introduzione del quoziente Roma applicato alla TIA, che è la tariffa dei rifiuti, andiamo a dare un aiuto concreto alle famiglie. 90.000 famiglie, quasi la totalità della città di Parma, avrà un'esenzione sulle tariffe e sul pagamento appunto della tariffa della TIA. Onorevole Ciardi, continua l'impegno dell'amministrazione Alemanno in difesa della sicurezza dei cittadini. A 360 gradi c'è un impegno costante sul territorio da parte dell'amministrazione Roma Capitale e del Corpo della Polizia Roma Capitale proprio per affrontare le problematiche inerenti la sicurezza urbana e il contrasto al degrado. Bene, non mi rimane dunque che augurarvi buone vacanze e ricordarvi che Roma Capitale News anche in queste settimane continuerà ad aggiornarvi con le news in tempo reale. Arrivederci a settembre.